Lo avevano già annunciato, ma oggi è arrivata la conferma. I residenti della Trave, nel comune di Fano, si sono rivolti all'avvocato Giuliani per scrivere una lettera da inoltrare al prefetto Tommaso Ricciardi. L'oggetto è lo stesso delle proteste dei mesi scorsi, la pericolosità della strada che ha subito diverse modifiche in più step da parte dell'amministrazione comunale, prima con i restringimenti della carreggiata, poi con le rotatorie e la nuova segnaletica. Questa mattina alcuni di loro si sono incontrati nel bar Pasticceria di Via Liguria per fare il punto della situazione. Come ho sempre detto, non ci fermiamo. Abbiamo raccolto più di 500 firme. Il mio disappunto, e lo dico qua in televisione, è che almeno il 10% di queste firme si dovrebbero far vedere molto di più e lavorare in funzione di risolvere questo problema. Avete notato altri disagi in queste ultime settimane? Gli stessi di sempre, vanno forte, problemi per ciclisti, come ho sempre detto, per pedoni. Abbiamo fatto una dimostrazione con la carrozzina, non passa da nessuna parte. E poi quello che mi dispiace è che non tanto i politici che ti prendono in giro, questo è normale, ma che il comandante, il giorno dopo la riunione in comune col sindaco e gli assessori, il giorno dopo hanno mandato una pattuglia con il rilevatore di velocità, solo un giorno, sono passati 27. Quindi non sono più tornati? Non sono più tornati. Non rientriamo nei problemi del sindaco e dell'amministrazione di Fano. Anche il sindaco stesso in riunione ci aveva detto: contatterò il prefetto e vi farò sapere. Muta. Intanto la lettera, ha precisato Francolini, verrà inoltrata per conoscenza anche al sindaco, alla comandante della polizia locale e agli assessori competenti, insieme ai residenti. Oggi c'era anche chi non abita in zona ma transita spesso in questa via. Passo quasi tutti i giorni, un giorno sì e un giorno sì, per andare su in campagna, e da quando delle menti eccelse hanno fatto quel progetto è una cosa impossibile. È inconcepibile pensare che gente che ha una certa cultura in materia possa fare dei progetti così malsani, perché prima o poi tanto qui capiterà un incidente di quelli anche abbastanza gravi, perché la segnaletica non viene rispettata, chi passa per primo gli altri devono aspettare, ma prima o poi qualche incidente ci sarà. È pericoloso? È molto pericoloso, perché non si passa, i cordoli, quelli gialli, alti 15 centimetri mi sembra, da gialli che erano sono quasi diventati tutti neri, dovuto ai copertoni delle macchine che passano, sono costretti a passare. Quindi io rimango basito pensare che questi che sono architetti, ingegneri, dicono una cosa brutta, ma questi dovrebbero andare a fare un altro lavoro.